E salve a tutti ragazzi, benvenuti su un altro video di Cortex Gaming. Siamo ancora con Valentino Rossi The Game per continuare la nostra carriera. L'ultima volta avevamo recuperato Binder nel mondiale, poi con una mia caduta sono arrivato quarto e lui ha riguadagnato ed è a 16 punti di vantaggio. Ancora. Però ancora il mondiale è lungo, vedete che mancano ancora molte, molte, molte gare. Non sono tutte del mondiale perché c'è anche quella cacchiata del Cosoli, Spielberg, infatti, Red Bull, no, questo è ancora Moto 3. Ancora Moto 3, io l'ho chiamata 125. Scusate, prima sono antico, sono rimasto al 1211. E niente, la Moto 3, Mondiale Moto 3, sono secondo e spero di vincerlo questo mondiale. Red Bulling Spielberg, Gran Premio di Austria, continua. Perfetto. Scendo in pista, buongiorno, buongiorno. Come ti ho detto. E vai, soliti due giri. Stavolta c'è il sole. Gli ultimi due Gran Premi erano costellati dal maltempo. E quindi cominciamo ancora con Frankie il Cortex che tenta ancora la scalata sul tetto delle Moto 3, del mondiale delle Moto 3. E la grande caduta ancora. Ragazzi, è così. Purtroppo non ci sono i rewind, quindi i rewind. E quindi questo giro, il primo giro è andato a bottare. Secondo giro che vada meglio, ovviamente sono primo, ma devono ancora scendere tutti quanti in pista 1,47. Spero di poter fare almeno 1,41, 1,42 non cadendo. Eccoli tutti quanti che mi ostacoleranno, quindi perderò posizione. Forse questo no. Ok, meno male. Anche qui quasi molto lungo, notare come scivolo e rischio caduta in molte curve qui. 9,40, 41, 42, 43. Ok, 4 secondi meglio, vediamo gli altri come si comportano, ma non mi sono piaciuto tanto. Torna ai box. Ok,
Formazione di sessione. Qualifica. E via. E infatti sono di botta. Sono sparito completamente. E sono 32esimo. Ancora peggio, signori. Mamma mia. Mamma mia. Mi sono autogufato quando ho detto che sono di recupero e lo vogliamo sorpassare. 32esimo al Gran Premio d'Austria. Wow. Perfetto. Subito col Gran Premio. Subito col Gran Premio. E vai. Buongiorno, buongiorno e ben collegati a tutti gli appassionati di motori dal circuito del Red Bull Ring, qui nella nuova cornice della leggendaria. Bene, siamo pronti. Oddio. È molto dura, senza rewind, molto dura. Pronti? E via! Un po' di posizione, li recuperiamo ovviamente, anche perché abbiamo una moto che è la migliore, oddio santo! Mamma mia come ho rischiato lì! 14esimo nel frattempo. E ancora attenzione, scorreggione in aria del Cortex. Si sto salvando, signori, che non ho idea nemmeno io come. 13esimo. Piano, che qui ci sono curve bastarde. Ancora sportellate con l'OI. Però ottavo, sesto, quinto. E che rischi, guardate la gomma come sgomma, la gomma come sgomma. E la ricordo lì, come primo giro non è andato male, da ultimo praticamente a quinto. Caro Binder, sono un osso duro. Attenzione quarto. Uso quarto il primo giro. Quella Fenati ha rischiato male, gli sono andato addosso. Comunque ho guadagnato un'altra posizione, sono terzo. Binder è sempre primo, non molla questo mondiale Binder. Non lo molla, signori, non lo molla. Eccoci qua, e via Cortex, vai via. Vai via e stai attento, sei primo. Mega recuperone, ma lo voglio anch'io il mondiale però. No, bruttissima curva, mi stanno già addosso, meno male non sono caduto. Ancora una curva. E via col secondo giro, con l'ultimo giro. Ultimo giro. Quasi un secondo di vantaggio e devo stare molto molto attento. Anche perché c'è l'usura delle gomme. Thank you.
Attenzione, attenzione, però c'ho un discreto margine di vantaggio, devo dire la verità. Siamo all'ultima curva, siamo all'ultima curva. Basta gestire la situazione e vado a vincere il Gran Premio d'Austria e recuperare ancora qualche punto. Ci sarà stato il sorpasso? Vediamo. Vediamo, signori. Ancora no, ancora 4 punti, perché lui è arrivato secondo. Una lotta, lotta all'ultimo punto qui, che poi anche Fenati, vediamo, 23 punti, non è messo proprio malissimo. Ok, continuiamo ancora con un'altra gara. Vediamo che ci propone. Se è il mondiale o qualche altra cosa. Brno, ancora Moto3, sì, ancora il mondiale, quindi anche altri due gameplay. Vediamo se questa volta ci sarà il sorpasso. Io non dico più niente. Vediamo se Brno in Cecoslovacchia. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. C'è il sole, sereno, meno male. Scendi in pista, ancora i due giri. Fare una bella qualifica. Solo una volta ho fatto una bella qualifica. Le qualifiche faccio veramente schifo, eh. 1.47.742 prima del finale. È lungo sto circuito, sono più di 5.000 metri, quindi il primo mio giro si conclude in oltre 2 minuti. Attenzione, sì, 2 minuti 10 e 6, 9, 6. Vediamo se possiamo migliorarlo. Il tempo ho fatto peggio.
Secondo te tempo ho fatto meglio invece. Di 7 centesimi di secondo. Ancora meglio, 8 centesimi, ho incrementato. L'8, 2, 9, buono, buono, un secondo e due, vediamo come... Come mi sono comportato rispetto agli altri, speriamo bene. Ok, informazioni di sessione come al solito, qualifica e andiamo avanti. Vediamo se sparisco dallo schermo, stavolta rimango in prima posizione. Attenzione, ci sta che becco la prima pole position. Attenzione, pole position. Ok, pole position, stavolta l'ho fregati tutti. E vediamo se ci sarà il sorpasso a Binder che è quarto. Ok signori, ok. Buongiorno, buongiorno, sarà un buongiorno per il Cortex, vediamo. Gran premio della Cecoslovacchia, più vacchia che Cecoslo, via! O della Repubblica che non ci vede. Ex Cecoslovacchia, cioè la Cecoslovacchia. Era prima della Repubblica. Sto incasinando, va bene. Comunque lì. Vai, scatta subito in avanti, fregali tutti. Dire che c'ho anche la moto più forte, una delle più forti che ci sono, più potenti, la moto 3. Caro Binder, stavolta mi sa che ti sorpasso nel mondiale. Che rischi. E vai, col secondo giro, il primo è finito, 2 secondi e 4 di vantaggio.
comincia l'ultimo giro. Sono tranquillo, sono concentrato. Sono primo, voglio mantenere la prima posizione perché voglio il sorpasso al mondiale di Brad Binder. Non so se si chiama Brad. Bastianini secondo adesso. Ma magari arrivasse terzo Binder. Figurati se il computer lo fa arrivare. Lo fa arrivare terzo. Bastianini secondo fino all'ultima curva, poi Binder lo sorpasserà. Intelligenza artificiale scontatissima. Infatti Binder il secondo adesso, come voleva si dimostrare. Caro Binder, ma ti sorpasso lo stesso, non è che... Oddio, non ci credo! Com'è la musichetta? Com'è la musichetta? Una sfiga paurosa! Oddio mio, niente! Niente, non devo parlare più! Non devo parlare più all'ultima curva, sono caduto, signori, all'ultima curva! Incredibile, incredibile, non riesco ad arrivare primo al mondiale, niente, vince Binder ovviamente, gasato al massimo. Oddio mio, wow, troppo tranquillo e sono arrivato ottavo e ho ancora perso punti, addio, 21 di distacco stavolta da Brad Binder, si chiama Brad perché l'avevo letto, wow. No comment, non ho parole. Più che altro vediamo quanti gran premi mancano. No, com'è la musichetta? Ero super primo. E vediamo un po'. Allora, questo VR addirittura, questo poi qui cos'è? Moto 3, manca 1, 2, 3, 4, 5, 6, vabbè, 6, 7. 7 gran premi alla fine e quello c'ha 20 punti di vantaggio. Signori, si conclude qui questo misero video. Se pensavo che fosse il sorpasso, ma non lo è stato. E ci vediamo al prossimo video di Cortex Gaming con Valentino Rossi The Game. Ciao a tutti, signori.